15 ne serve doveline. Chi se la sente di dire su? Allora, o che le vengono su spontaneamente, altrimenti mollo il vecchio. E quel che succede succede. Dai, non è una roba da fisica, bisogna tenere su il coso. Ti serve due signorine che le tengono su un affare. Dritto, possibilmente. Se, in maniera da mostrarlo a tutto il pubblico. Dai, Madonna, vieni su che non mi fai niente. No. Dai, non stai fare i trentini sempre, no? Ma che benvenuto noi e dopo una. Tieni un applauso perché finalmente le veniva su solo perché che chi potesse, se no col cavolo che la si tirava. In ogni caso, potete far così, subaffittateci la morosa per 3 minuti, un applauso ad Elena. Elena, grazie. E pure alla sinistra del padre, per favore. Alla sinistra. La seconda, anche. È anche la seconda? No, la seconda. Ah, vuoi la seconda, eh? Guarda, col certo fisico potete anche permettermi di fare la seconda. Allora, questo del... sto scherzando, gentile uomo, praticamente non è fidanzato. E allora, adesso arrivo io, vieni tu, dai. Aspetta che sposto le scritte. Tu, con la cerchina bianca, noi ti rendi qua, è la scarpa, guarda. Vieni tu allora, un applauso a un'altra che spontaneamente... Applauso Flavia, vai Flavia! Flavia! Allora, come potete vedere, abbiamo investito alcuni centinaia di dollari. Una roba te hai da fare, tenirlo su dritto. Allora, abbiamo investito queste centinaia di dollari in questi tablet ultramoderni. Il carattere è un po' quello. Spiega tutto. Tahoma Bold. Allora, adesso praticamente, siccome i mezzi messi a disposizione in momenti di ristrettezza economica, invece che avere il tabellone col karaoke, come si fa nei bar, aveva fatto cartei. Quindi sostanzialmente dovevi cantare questa canzone, che non è altro che una rivisitazione del famoso pezzo di, scusa Sergio, Dormire. La ricordate, sì? Autostop. Allora, il cecchetto, no? Ok. Praticamente questa canzone qui vorrebbe raccogliere alcuni verbi basilari per la conoscenza del dialetto trentino. E nel senso che con questi 16 verbi potete praticamente vivere tranquillamente tutta una vita. Una volta che sarete, come si dice, somminare, sifolare e soprattutto bere, secondo me poter vivere tranquilli nel Trentino. Allora volevo fare questa canzone insieme a voi, il primo giro è cantare noi perché è così, giusto per darvi l'esempio, ma da un certo punto in poi tocca a voi, vi senti in grado? Allora io pregherei tutti buoni prima di... Allora, io pregherei Flavia ed Elena di fare quello per cui sono state chiamate, quindi di alzare questa cosa. Fateci alzare il cartello. Ecco. Oh. Che fate un applauso a queste alzatrici di cartello. Si vede dalla giornata, si vede abbastanza. Mi crediamo il carattere, sapete? Perfetto. Lo vedete meglio? Noi scominciamo, il primo giro è fatto a noi, dopo tocca a voi. Se la vostra esibizione non è ritenuta, come dire, all'altezza della situazione, noi saremo in grado di andare avanti per 3D questa canzone e tenirvi in ostaggio fino a lui, va bene? Se scomincia col zappare, dopo via. Notate che ogni azione viene seguita dal verbo bere. Dai! Zappare! Monze! Semplice, no? Arà! Immancabile! Bere! Coir! Vendemar! Ma soprattutto bene! Sono in
fanno capire. Allora, la mezza spiegata è semplicissimo. Stai attenti che sifolar e irrorar non è la stessa roba, perché ne vedi un dubbio, ma non è la stessa roba. Adesso tocca a voi, se si comincia con sappar, no? Ve la vol via e il freno insieme, e dopo ve lascio andare avanti da soli. Siete pronti? Crescendo, eh? Una volta. E la testa deve essere urlo, eh? Bravissimi, avete passato il primo test, ma adesso, siccome siamo veramente bastardi dentro, adesso ne in avanti per un'altra volta, ma le parole le sarà molto puttacade l'una con l'altra. Per cui sarà sapare, somenare, bere e così, questo è il ritmo. Pelo ben, pelo pulito e la finire in 3 minuti, altrimenti vieni avanti fino a lunedì. Allora vi ricordo, si riscomincia con sapar e vi ricordo anche che arar e trombar non è la stessa roba, eh? Ringraziamo le due veline, le bacio io per voi. Bella, siamo commossi da questa, come dire, intenzione veramente, guarda. È una scusa per passare Dodone, non mi capita mai. Mai. E noi niente, solo se non fai durante i concerti, guarda che chi basa solo il cantante e gli altri niente, madonna, evitano. Bene, il concerto è finito qui, buonanotte a tutti e alla prossima. No!